Ben ritrovati, entrano nel vivo le manovre dei partiti verso il voto per le amministrative del 10 giugno. Anche oggi ci occupiamo del caso Avellino con Alessia Castiglione del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia. Ben ritrovata, grazie per la sua disponibilità. Candidata alle ultime politiche appunto per Fratelli d'Italia nel collegio di Avellino e Benevento per la Camera dei Deputati. Intanto c'è stato nelle ultime ore un nuovo tavolo di centrodestra, lei fa parte appunto della delegazione di Fratelli d'Italia. Avete detto chiaramente no alla grande coalizione per Avellino. Perché? Prima di tutto dobbiamo mantenere quelle che sono le identità del centrodestra, quindi non uscire fuori dal recinto, dal perimetro del centrodestra, anche perché nella città di Avellino, nel capoluogo, abbiamo avuto anni di amministrazione del centrosinistra, quindi non è neanche giusto che noi adesso dobbiamo aprirci a chi ha ridotto la città in questo stato. Ecco appunto, quindi andare all'accordo con pezzi di centrosinistra, che cosa avrebbe potuto significare in qualche modo? Avrebbe potuto significare avallare quello che è stato fatto, quindi avallare una politica scelta dal centrosinistra che è stata poco condivisa in questi anni, non soltanto da esponenti di centrodestra, ma è una politica che è stata poco condivisa dal popolo, dagli avellinesi, quindi andare contro gli avellinesi, e questa non è la scelta giusta. Ecco, voi volete essere in pratica l'alternativa a questo governo di centrosinistra uscente, in che modo? Qual è la vostra proposta per la città? La proposta principale è la praticità e la quotidianità. Quello che il centrodestra vuole fare è avvicinarsi il più possibile ai cittadini, come le ho appena detto, perché in questi anni abbiamo avuto un allontanamento da quella che è la cosa pubblica. La vivibilità della città è sempre più a rischio, è sempre più difficoltosa, quindi il nostro impegno è quello di esserci e quello di concretizzare appunto la presenza sul territorio, sulla città. Ecco, secondo alcune indiscrezioni ci sono già delle ipotesi per quanto riguarda il candidato sindaco della coalizione. Secondo lei però il candidato alla fine come sarà scelto, come andrà scelto praticamente? Il candidato sindaco, noi di Fratelli d'Italia, quello che stiamo mettendo in pratica, il nostro lavoro appunto è prima di tutto di preparare, stiamo preparando una lista di partito, una lista con il simbolo. La scelta del candidato sindaco è appunto una scelta che deve essere condivisa dalla città di Avellino. Non possiamo avere nomi calati dall'alto, ma dobbiamo avere un avellinese candidato sindaco, un nome noto, un professionista, una persona stimata. Prima di tutto però un avellinese che conosce Avellino, conosce i problemi e vive la sua città. Questa è la scelta principale. Poi andiamo a valutare quali sono i nomi, perché ci sono, comunque c'è una rosa di nomi, li andiamo a valutare insieme al tavolo, però prima di tutto deve essere avellinese. Ma avellinese non intendo nato 509 nel codice fiscale, ma un avellinese che conosce la realtà, conosce il territorio. Senta, ma secondo lei come esce la città di Avellino da questa esperienza dell'amministrazione Foti? Qual è il suo giudizio? Ne esce male, ne esce con le ossa rotte. Io quotidianamente vivo Avellino e vedo una città sempre più in difficoltà, sempre più in affanno. Le periferie sono in totale abbandono, la viabilità, i parcheggi. Io tutte le mattine, se non esco un'ora prima da casa, non parcheggio. Quindi quello che la città deve incominciare a riprendersi il suo, a riprendersi il suo spazio, a riprendersi la sua importanza, perché è stata messa proprio nell'angolino in questi cinque anni. Ma secondo voi quali sono le vere emergenze che vive la città? Di emergenze ce ne sono tante. Parliamo di strutture che scarseggiano, quelle poche che ci sono sono messe male, di strade che vengono sempre più messe indietro. Poi abbiamo l'emergenza sanità, che comunque è un'emergenza nota, parliamo anche del centro autistico di Valle, che non si sa se riaprirà o meno, sta diventando un po' una lotteria. Quindi le emergenze principali sono quelle di far rialzare la città di Avellino. Senta, ma intanto il voto delle politiche, secondo lei, come condizionerà questa scelta degli avellinesi per quanto riguarda le amministrative? Ci saranno dei riflessi? Io penso di sì, ma non ne sono molto sicura, perché comunque Avellino è una città che ci tiene alla propria identità, alla propria storia, quindi comunque Avellino è degli avellinesi. Il dato delle politiche è comunque un campanello d'allarme, la città ha bisogno di rinnovamento. Cerchiamo però di rinnovarla in modo giusto, non cerchiamo anche con le amministrative di andare a votare giusto per dire io devo votare per protesta e poi vado a buttare la scheda nella cabina a testa alta. No, cerchiamo di votare in maniera concreta, però la possibilità della concretezza la dobbiamo dare noi
diciamo noi dietro le scrivanie, certo. Perché comunque non possiamo andare a dire durante le campagne elettorali, io sento parlare sempre la gente, i problemi della gente, il sociale, tutti che si fanno belli e si fanno grandi con queste parole, poi si spengono le luci, si spengono i riflettori della campagna elettorale e se le dimenticano tutti. Per me i problemi della gente, la quotidianità, devono essere problemi risolti a luci spente dai riflettori della campagna elettorale. Noi non possiamo soltanto in campagna elettorale urlare il più possibile della concretezza, cioè come parla bene, ha detto cose giuste, e poi dimenticarcene appena finiscono gli applausi. Io quello che sto notando, direttore, è che la politica adesso, prima di tutto, è inutile dire che si sta avvicinando, io la vedo sempre più lontana alla gente. La politica adesso non emoziona più. Adesso abbiamo comizi, tribune elettorali dove appunto si sente parlare del caso di cronaca, perché pensando, dicevo, io parlo del caso di cronaca così la gente mi ascolta. Non è questo, non funziona così. No. Per le amministrative chiaramente c'è un rapporto più diretto tra i cittadini, certo, e i candidati. C'è questa incognita 5 Stelle anche per quanto riguarda il voto del 10 giugno. Secondo lei appunto il risultato delle politiche, che segnale è stato? Come va accolto? Allora, come candidati io sento parlare di un candidato a pianerottolo, un candidato a condominio, quindi la vedo difficile continuare a votare per protesta, perché poi quando ci ritroviamo a votare candidato il vicino di casa o il nipote o il fratello, è difficile non votarlo. Certo. Il dato delle politiche, ripeto, è appunto che c'è stato uno scossone, si vuole cambiare, ci vuole rinnovamento, ma rinnoviamoci in maniera giusta, non rinnoviamoci arrabbiati, rinnoviamoci con contenuti soprattutto. Senta, lei è reduce chiaramente dalla campagna elettorale per le politiche, qual è stato il bilancio di Fratelli d'Italia, che veniva fuori chiaramente da un rinnovamento, da una riorganizzazione anche interna al partito, proprio alla luce delle candidature, della sua candidatura e di quella del sindaco di Mercogliano, Massimiliano Carullo? Sì, l'esperienza della campagna elettorale per me è stata un'esperienza bellissima. Io veramente sono cresciuta tanto in questo mese di campagna elettorale, perché grazie al mio partito Fratelli d'Italia ho potuto conoscere quelli che sono realmente i bisogni e i problemi. Devo dire che Fratelli d'Italia ne è uscito bene, nonostante lo tsunami, Fratelli d'Italia ne è uscito bene, specialmente in provincia di Avellino. Fratelli d'Italia ha quintuplicato la sua forza, quindi possiamo solo continuare a crescere. Il partito sì, ha avuto un po' di restyling, chiamiamolo così, anche se odio i termini in inglese, però allo stato attuale il professore Paolo Picciocchi e l'avvocato Marco Dragone sono il portavoce provinciale del partito. Per quanto riguarda la figura dello straordinario capolista Massimiliano Carullo, va senza dire che ne è uscito come leader politico di Fratelli d'Italia, che insieme a me sta cercando di mettere insieme i pezzi, perché comunque Fratelli d'Italia ha una vecchia militanza. Io amo dire sono entrata dalla porta principale, ma non perché voglio prendermi la scelta, assolutamente no. Io sono entrata dalla porta principale perché sono stata accolta in una maniera straordinaria dai militanti. Militanti che io ritrovo in ogni comune della provincia, militanti che mi chiamano quotidianamente, che stiamo cercando di mettere insieme, perché si deve ricostruire quella rete di quel partito che per un po' di anni è stato messo un po' da parte. Ma noi ci siamo, quindi il nostro impegno è esserci e costruire insieme. Ecco, appunto, dopo questo risultato delle politiche, come puntate Castiglione a fare politica sul territorio? Politica sul territorio si fa tra la gente e con la gente, ma ripeto, a luci spente dai riflettori della campagna elettorale. Noi il nostro obiettivo principale è quello di comunque di aprire segreterie in ogni comune, ma non perché vogliamo mettere l'adesivo fuori la porta, Fratelli d'Italia c'è. No, noi vogliamo costruire una rete di persone comunque capaci e per bene, per cercare di radicare il più possibile quella che è la militanza, ed è una vecchia militanza. Senta, per chiudere questa nostra intervista torniamo alla sfida elettorale per la città di Avellino. Secondo lei qual è il candidato sindaco ideale? Si può ipotizzare stavolta anche alla candidatura di una donna? Io lo spero. Io quello che dico, il candidato sindaco ideale deve essere, come abbiamo detto, di Avellino, ma sinceramente perché no una donna? Io come Fratelli d'Italia ho detto, Fratelli d'Italia è scesa in campo insieme a me, Massimiliano, il professore Picciocchi e Marco Dragone, appunto per supportare il più possibile un candidato sindaco
che è espressione della città, espressione giovane, ma non dal punto di vista anagrafico. Per me il giovane in politica non è il ventenne o il trentenne. Il giovane in politica può anche essere il settantenne, il sessantenne, ma giovane all'esperienza amministrativa, non trito e ritrito. Quindi, perché no, una donna? Sicuramente una persona affermata in città, sicuramente una persona ben voluta e prima di tutto una persona che cammina a testa alta tra la sua gente perché si sente uno di loro, non persone strane o raffreddate, candidate giusto per candidarsi. Beh, saremo a vedere, ormai il tempo stringe, le scelte. Certo, manca poco. Le scelte dei partiti si avvicinano. Grazie dunque all'avvocato Alessia Castiglione di Fratelli d'Italia che è stata nostra ospite, grazie regia ad Aldo Fenizia, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con il canale 696. Arrivederci.